Allora, eccoci qua con Fabrizio Cacciari, vincitore della seconda tappa in aprile, e in questa terza tappa sei riuscito a raggiungere il tavolo finale. Complimenti. Grazie. E quindi direi, ti chiedo subito se ti trovi a tuo agio con questa struttura, con questo torneo, con questo feel di giocatori. Assolutamente, devo dirti che rispetto all'altra volta, a parte il fatto che eravamo un pochino meno giocatori, eravamo circa 50 giocatori in meno, nei tavoli dove ho giocato sicuramente ho incontrato giocatori anche più tecnici dell'altra volta, quindi Valdi era più competitivo sicuramente. Soprattutto banale dire al tavolo finale, ma anche prima, anche diciamo tutto il day game, da dire. E la struttura secondo me va bene, certo tende a collassare diciamo a metà del day 2 fino a prima del final table. Il final table invece è tutto sommato giocabile, è chiaro che se arrivi d'accordo come me è più difficile, però il final table è giocabile. C'è un, diciamo, forse andrebbe inserito un livello 2 a cavallo tra il 22esimo e il 24esimo, adesso a spanne non ricordo. Beh, l'organizzazione ha già provveduto a inserire livelli intermedi, quindi infatti comunque nel complesso, tutto sommato, per essere un torneo su due giorni, cosa sì. soddisfa penso la maggioranza dei giocatori non professionisti, certo. Penso che sia difficile fare di meglio. Basta vedere i numeri, gli iscritti, eccetera. Quindi. Ma quindi la tua strategia, diciamo, qual è stata in questi due tornei? Quando è il momento in cui bisogna buttarsi, diciamo, guarda, giocare i colpi? Con la collega, con il tuo collega, forse in altre interviste, insomma. Devo dire che sono due tornei diametralmente opposti. E nell'altro torneo ho avuto una serie di buone mani e di queste una buona parte è stata pagata, quindi francamente, a parte un momento di grande criticità dove ero rimasto con meno di un big blind per un all-in non voluto, nel senso che non avevo, la storia è andata così, non avevo sentito un all-in under the gun, io ho chiamato, quindi non l'avrei mai chiamato, se no, a parte quel momento lì, tutte le altre francamente erano giocate abbastanza standard, ecco. Diametralmente opposto questo torneo dove francamente non ho quasi mai avuto carte, nel day 1 poche cose, e oggi direi forse a parte un asso K peraltro non pagato, la mano migliore è quella con cui sono uscito stasera, quindi poche carte, e quelle che ho avuto mani diciamo anche marginali alle volte, però magari giocate anche fuori posizione, così ho cercato di farle valere, ecco. Quindi, due strategie, devo dirti, che hanno poco in comune l'una con l'altra, ecco. Capito. Anche perché sono date da due circostanze totalmente diverse l'una dall'altra. Va bene, complimenti comunque, perché con insomma 470 giocatori in quella tappa, 430 stavolta, sono molto sicuro contento. Non è solo fortuna, e poi già dalla tua analisi si capisce insomma che come ti approcci al gioco, diciamo. Quindi adesso sarai sicuramente in testa alla classifica e quindi ti rivedremo nelle prossime tappe. Perciò complimenti ancora, grazie. Grazie a voi. E buon ritorno a Bologna, giusto? Grazie. Ciao. Grazie, alla prossima.